Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e in questo video vi chiedo di riporre la vostra attenzione su un TCG abbastanza inusuale per il canale, ovvero Magic the Gathering. Magic the Gathering è, a dirla tutta, il gioco di carte collezionabili per eccellenza. È sostanzialmente il padre di tutto, oserei dire. E lo è diventato non solo grazie a delle meccaniche coinvolgenti e a una community molto molto dedicata, ma anche attraverso aggiornamenti di gameplay costanti e soprattutto anche a un'incredibile visione lungimirante di preservazione degli investimenti della prima generazione di giocatori tramite la famigerata Reserved List. Non mi dilungherò molto nello spiegarvi che cos'è la Reserved List, anche perché una rapida ricerca su YouTube vi porterà a dei video sicuramente molto più dettagliati e di fonti anche molto più attendibili di quanto non lo sia io. Quindi per questo video vi basti sapere che è una lista di carte facenti parte delle primissime espansioni in assoluto del gioco che la Wizards of the Coast, ovvero la produttrice di Magic, decise di non ristampare mai più. Una carta presente nella Reserved List, oltre ad essere il più delle volte incredibilmente forte per il gioco, è dunque anche molto rara vista appunto l'impossibilità di essere ristampata. E questo ovviamente si riflette quasi sempre anche sui prezzi di queste carte, che possono superare le decine di migliaia di euro, se non in alcuni casi anche le centinaia di migliaia di euro. Badate bene però, non sto dicendo che ogni singola carta presente nella Reserved List valga una fortuna. Quello che sto cercando di spiegare è che quando potenza effettiva a livello di gameplay si interseca con scarsità reale sul mercato secondario, beh, allora lì i prezzi davvero lievitano tantissimo. Ma perché vi sto parlando di tutto questo? Beh, la situazione è molto semplice. A settembre, infatti, proprio in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario di Magic, in un prodotto molto specifico del nuovo set chiamato Dominaria Unita, beh, ognuno di noi potrebbe sbustare una carta in perfetto stato di conservazione che proviene da un pacchetto del set Legends, un'espansione stampata nel lontanissimo 1994. Ed è inutile dirlo, ma dentro Legends ci sono tante, ma tante carte inserite anche nella Reserved List, di cui una estremamente, estremamente importante, ovvero il famosissimo Tabernacolo della Valle di Pendrel, che in ottime condizioni non esita a superare i 4-5.000 euro sul mercato secondario. Sì, avete capito proprio bene. Molto bene, ora che ho sicuramente la vostra attenzione, lasciate che prima di tutto vi spieghi la storia di questo incredibile rilascio, poi andremo a vedere come ottenere questi prodotti contenenti le vecchie carte di Legends e in ultima analisi direi che possiamo anche cercare di andare a capire se abbiamo davvero a che fare con l'investimento più scontato della storia dei TCG. La storia di come queste carte siano state trovate e poi inserite in questo nuovo set in uscita a settembre è davvero assurda, però comunque è anche tutta documentata in un video che vi linko qui sotto in descrizione. Pare infatti che casualmente poco tempo fa siano stati rinvenuti moltissimi case di questa espansione del 1994 ancora proprio chiusi e sigillati in un magazzino praticamente dismesso di proprietà della Wizards of the Coast. E sì, sto parlando davvero di tanti, ma tanti box che potrebbero fare sbiancare dalla paura anche i più importanti collezionisti di Magic sulla faccia della Terra. E quindi, vuoi un po' per l'impossibilità di immettere nel mercato così tanti box così com'erano, e anche ovviamente il 30° anniversario di Magic che si avvicinava, la scelta è stata quindi quella di aprire tutti questi box e fare un regalo alla community, distribuendo appunto queste carte in Dominaria Unita, che, ve lo specifico, uscirà esattamente il 9 settembre 2022. Fermi un secondo, questo secondo me è il momento perfetto per ricordarvi che se volete supportare il mio lavoro qui su YouTube, la cosa migliore che puoi fare proprio in questo momento è di lasciarmi un like su questo video e soprattutto iscriverti al canale se non l'hai ancora già fatto. L'obiettivo è quello di raggiungere i 10.000 iscritti entro la fine del 2022. Abbiamo superato i 9.700, quindi secondo me sul serio ce la possiamo fare. Quindi se questi video ti piacciono, io l'unica cosa che ti chiedo appunto è di lasciare una piccola iscrizione. Ora non ti rubo altro tempo perché dobbiamo capire molto più nel dettaglio questa nuova release di Dominaria Unita.
Queste carte Legends, però, come vi anticipavo, non saranno presenti in qualsiasi prodotto di Dominaria Unita. In realtà, appunto, verranno rilasciate con la probabilità del 3% in ogni singolo pacchetto all'interno solo dei Collector Booster Box e solo in lingua inglese. E giusto perché ho la fortuna di aver stretto una collaborazione con Fantasia Store nell'ultimo mese, vi segnalo che tramite il link affiliato che ho inserito qui sotto in descrizione potrete preordinare proprio questo prodotto con il 17% di sconto attualmente. E ovviamente facendo questo supporterete anche me e il canale. Ma veniamo un attimino al dunque. Che cosa contiene questo Collector Booster Box oltre ad una probabilità del 3% per ogni pacchetto di scovare una carta Legends? Beh, è molto semplice. Al suo interno ci sono 12 pacchetti con 15 carte ciascuno, tra cui è garantito che ci sarà sempre un minimo di 5 carte rare o mitiche. Inoltre, in ogni pacchetto avremo anche come minimo 10 carte foil. Questo significa che questo è il prodotto che ti garantisce il massimo valore potenziale per la tua sbustata. E non per altro, il prezzo di pre-order oscilla tra i 230 e i 270 euro in giro. Ora, abbiamo parlato di come queste carte Legends verranno rilasciate, abbiamo parlato anche di dove preordinare e adesso però non ci resta altro da fare se non guardare in faccia la realtà e provare ad immaginare molto banalmente se questo prodotto conviene acquistarlo non solo se vuoi tentare la sbustata del secolo, ma anche come investimento Sealed. E qui non vi parlo come Make-A-Wish l'appassionato di carte Pokémon, ma vi parlo come Luca, uno che di Magic obiettivamente ne sa molto poco, ma che pensa di sapere giusto un po' di nozioni in ambito di mercato collezionistico TCG. E quello che posso dire è che secondo me è molto, ma molto probabile che queste Collector Booster Box in lingua inglese, mi raccomando, possano davvero crescere di prezzo significativamente già nel breve / medio termine. Credo infatti fermamente che, nonostante la scarsa probabilità di riuscire a sbustare effettivamente una carta Legends da uno di questi prodotti, beh, anche solo l'eventualità ipotetica che questo possa accadere basti e avanzi. Specie tra l'altro appunto in un mercato molto ma molto più abituato al concetto di investimento proprio come parte integrante dell'ecosistema collezionistico. Molto bene ragazzi, questo è stato uno dei rarissimi video dove esco un attimino dalla mia area di expertise per parlarvi di notizie proprio del mondo TCG che secondo me devono essere affrontate un po' da tutti, specie se siete interessati anche a quella dimensione degli investimenti. Ovviamente io sono estremamente emozionato per questo prodotto e adesso provvederò a fare qualche pre-order nonostante effettivamente il prezzo molto alto del prodotto e ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi farete lo stesso. Ma prima di lasciarci, come al solito, se hai apprezzato questo video e sei arrivato davvero fino alla fine, beh, allora sono abbastanza sicuro che anche quest'altro video che ti segnalo può davvero fare al caso tuo.